Mega Express 3, Corsica Ferris, non è la stessa Corsica Ferris di un quarto d'ora fa, eh. Potrebbe sembrare che sono partiti, poi hanno fatto una riflessione e hanno detto abbiamo sbagliato la rotta e allora stanno tornando indietro, ma non è esattamente così. Mega Express 3. Sì, sono di rientro. Sono di rientro, evidentemente hanno fatto una piccola crociera di massimo 24 ore, dormendo a bordo delle cabine, non di più, se vogliamo. Comunque sta facendo una manovra particolare, qual è? Quella di entrare in porto a marcia indietro anziché a marcia in avanti. In poche parole fanno l'ormeggio alla rovescia. Ora lo vediamo fino a fondo. Vedete? Vedete la prua? Come sta girando? Una volta che ha girato ancora smaccano una settantina, 80 gradi, metterà la retromarcia e ormeggerà in banchina in retromarcia. Comunque noto con piacere che il porto di Livorno ha molta movimentazione in tutti i sensi, non solo nelle passeggeri come vediamo, ma soprattutto nelle merci, nei contenitori, una cosa veramente particolare. E per questo devo dire che il porto di Livorno si è risollevato ed ha aumentato la sua graduatoria rispetto a tutti gli altri porti commerciali. Ecco qua, come vi avevo detto, gira in poche parole per 180 gradi e poi a quel punto fa la retromarcia, motore indietro, e vedremo poi tutte le onde posteriori perché le eliche gireranno alla rovescia. Infatti ora è in stop perché hanno visto che in poche parole la distanza e la direzione è quella giusta. A questo punto via di retromarcia, forza, che si comincia a vedere un po' di onde, un po' di movimento. Motori tutto indietro. Sembrerebbe che aspettassero qualcuno, per esempio una pilotina. La pilotina a quest'ora avrebbe già dovuto esserci, ora non è più possibile. Ecco. Ecco, cominciano a fare retromarcia, lo vedete? Vedi, Bru? Lo vedo, sì. Ecco la retromarcia. È quello ormai ben conosciuto, approdo di sponda alla banchina. Ora stop, ormai l'abbiamo visto.